Amici e amiche di TV City, bentrovati in una nuova puntata di Kick Off, la rubrica di calcio internazionale per dare uno sguardo a quello che succede in Italia, in Europa e nel mondo. Concludiamo il nostro racconto del campionato europeo di calcio che si è svolto in Germania dallo scorso 14 giugno al 14 luglio. 24 le squadre che si sono date battaglia nella 17ª edizione del campionato europeo. Ci eravamo lasciati alla fase a gironi che si è conclusa promuovendo 16 squadre agli ottavi di finale. Cominciamo proprio a snocciolare le partite degli ottavi di finale. Purtroppo iniziamo da una brutta notizia per l'Italia. Gli azzurri di Spalletti erano di fronte alla Svizzera e purtroppo la nazionale italiana è stata sconfitta per 2-0 dalle reti del bolognese Freuler e poi da quella di Vargas. Quindi si interrompe agli ottavi di finale la squadra italiana che all'inizio era allenata dall'ex CT Mancini, poi Spalletti è subentrato in corso d'opera. Comunque la squadra campione d'Europa abdica nei confronti della Svizzera già dagli ottavi di finale. Proseguiamo con le altre partite dove la Germania, padrona di casa, ha avuto la meglio sulla Danimarca per 2-0 con le reti di Havertz su calcio di rigore e poi di Musiala, quindi continua la corsa dei padroni di casa. L'Inghilterra ha avuto la meglio faticosamente sulla Slovacchia per 2-1 dopo i tempi supplementari. Vantaggio slovacco con Schranz, pareggio proprio al 94esimo di Bellingham, un gol favoloso in rovesciata. Poi nei supplementari il solito Harry Kane ha regalato la vittoria agli inglesi il passaggio del turno. La prossima partita vedeva di fronte la Spagna e la Georgia, qui tutto facile o quasi per la nazionale spagnola. 4-1 il risultato finale, vantaggio georgiano con l'autorete di Lenormand, quindi vantaggio per la Georgia 1-0. Poi nel secondo tempo dilaga la Spagna con Rodri, Fabian Ruiz, Williams e Dani Olmo per il 4-1 e finale in favore della nazionale spagnola. La Francia e il Belgio si sono affrontati in quello che sembrava essere l'ottavo di finale più qualitativo, 1-0 in favore della nazionale francese che la risolve negli ultimi minuti con una sfortunata, anche in questo caso sfortunata, autorete del belga Vertonghen. Nel match successivo il Portogallo faticosamente anche in questo caso ha avuto la meglio sulla Slovenia, 0-0 dopo i 120 minuti in cui Cristiano Ronaldo ha anche fallito un calcio di rigore. Poi proprio nella lotteria dei rigori portoghesi escono vittoriosi per 3-0, dove il grande protagonista è stato il portiere del Portogallo, Diogo Costa, che ha parato tutti i rigori degli sloveni. Il penalty decisivo è stato segnato da Bernardo Silva, quindi portoghesi avanti. Tutto facile invece per i Paesi Bassi sulla Romania, 3-0 con gol di Gakpo e doppietta di Malen, quindi gli Orange proseguono il loro cammino, si ferma qui la Romania. L'ultima partita degli ottavi di finale vedeva di fronte l'Austria e la Turchia, due delle sorprese della prima fase, hanno la meglio i turchi per 2-1, doppietta del difensore ex Juventus e Atalanta Demiral per i turchi, accorciano le distanze Gregoric per l'Austria, ma non basta, Turchia avanti ai quarti di finale. Cominciamo proprio a parlare dei quarti di finale, iniziando per quella che probabilmente era una finale anticipata tra la Spagna e la Germania, padrona di casa, 2-1 il finale dopo i tempi supplementari, vantaggio di Dani Olmo per la Spagna, pareggio di Wils proprio negli ultimi minuti di gara, nei tempi regolamentari, poi nei supplementari, anche qui proprio all'ultimo minuto arriva il gol di Miguel Merino che regala alla Spagna il passaggio del turno in semifinale e ferma così la corsa dei padroni di casa, dal risultato finale. La sfida successiva era quella tra il Portogallo e la Francia, anche in questo caso portoghesi che arrivano fino ai calci di rigore dopo lo 0-0 dei 120 minuti, 5-3 il risultato finale invece per la Francia che in questo caso segna tutti i calci di rigore, decisivo l'errore di João Félix per il Portogallo a regalare la semifinale ai francesi, è stato il rigore di Theo Hernandez. Passiamo al match successivo, anche qui si va oltre il 90esimo, oltre i supplementari, 1-1 tra l'Inghilterra e la Svizzera. Pareggio nei tempi regolamentari, vantaggio di Embolo per la Svizzera, il pareggio anche in questo caso verso la fine gara di Saka, 5-3, poi per gli inglesi ai calci di rigore, decisivo per gli svizzeri l'errore di Akanji, mentre il gol decisivo è stato segnato da Alexander Arnold. L'ultima sfida dei quarti di finale vedeva di fronte Paesi Bassi e Turchia, vantaggio turco anche in questo caso un gol di un difensore di Akaidin per i turchi, ribalta l'Olanda, i Paesi Bassi con De Vrij e poi con la sfortunata autorete di Muldoon, un europeo
caratterizzato da tantissime autoreti, quindi Paesi Bassi in semifinale. Cominciamo a parlare delle semifinali. La prima sfida vedeva di fronte la Spagna e la Francia. Vantaggio francese con Colomwany. Ribaltano ancora una volta il risultato gli spagnoli con il baby fenomeno Lamine Yamal. Pensate, solo 17 anni per lui. E poi Dani Olmo che causa una deviazione sfortunata nella porta francese. Vantaggio spagnolo per 2-1 che così si aggiudica la partita e il passaggio del turno in finale. La seconda semifinale vedeva di fronte i Paesi Bassi e l'Inghilterra. Vantaggio olandese con Simons, poi l'Inghilterra ribalta il risultato dapprima con un calcio di rigore segnato da Harry Kane e poi proprio negli ultimi minuti, come ha fatto spesso l'Inghilterra in questo europeo, la rete di Watkins regala la vittoria all'Inghilterra e il passaggio del turno in finale. La finale che si è giocata il 14 luglio allo stadio, all'Olympia Stadion di Berlino, quindi vedeva di fronte la Spagna e l'Inghilterra, partita molto bloccata nella sua prima parte, poi nel secondo tempo succede di tutto, vantaggio spagnolo con Nico Williams, pareggio inglese con Palmer, poi negli ultimi minuti vantaggio di nuovo spagnolo con Oyarzabal, alla fine l'Inghilterra ci prova, c'è addirittura un salvataggio sulla linea di Dani Olmo proprio al 90esimo, ma non cambia più il risultato, la Spagna vince 2-1 e si aggiudica così per la quarta volta nella sua storia il titolo di campione d'Europa, mentre per l'Inghilterra sfuma ancora la possibilità di vincere il suo primo titolo. Spagna che così arriva a quota 4 staccando la Germania in testa alla classifica di vittorie del campionato europeo, che vede la Spagna appunto in testa con 4 titoli, segue la Germania con 3, Italia e Francia hanno 2 titoli, con un titolo a testa invece l'Unione Sovietica, la Cecoslovacchia, i Paesi Bassi, la Danimarca, il Portogallo e la Grecia. Si chiude così il racconto del campionato europeo 2024 che si è svolto in Germania, l'appuntamento è fra 4 anni, al prossimo campionato europeo che si svolgerà tra la Gran Bretagna e l'Irlanda. Bene, si chiude qui questa puntata, come sempre se avete consigli o suggerimenti potete scriverlo nei commenti, io vi do appuntamento alla prossima puntata di Kick Off, la rubrica di calcio internazionale. Ciao!